Presidente Chiodi, che era scomparso un po' dalla circolazione ultimamente, che è successo? Ma no, è che prima ero stato forse troppo presente anche per quanto riguarda. Ma insomma, c'è una straordinaria normalità che dopo 10 anni di vertice, quindi di compiti da sindaco, da Presidente della Regione in un contesto difficilissimo, ovviamente non avevo più. Adesso c'è un po' più di normalità, poi c'è stato d'estate, ma ci sono e lavoriamo molto alacremente affinché le conquiste che abbiamo fatto in regione siano mantenute, perché per quello che vedo oggi vedo un Abruzzo molto lento sulle cose importanti e molto veloce per quanto riguarda invece la compartecipazione sulla riabilitazione, i ticket, la nomina di direttori generali, di segretari, sottosegretari della presidenza, che sono nuove figure istituite che vengono spacciate per addirittura riforme salvifiche. Stiamo scherzando, c'è proprio una velocità solo per quello che noi temevamo che accadesse e invece una lentezza per tutto il resto. A proposito di ticket, c'è questa storia, no, dei ticket per i portatori di handicap che devono fare la riabilitazione. Se io avessi pensato all'epoca di inserire la compartecipazione nei confronti dei disabili e dei confronti delle persone anziane, sarei stato sommerso di critiche e manifestazioni anche dalla stampa. Oggi la stampa mi sembra un po' più tollerante rispetto a quanto lo era con me, ma è una sciocchezza vera. Il risanamento della sanità che noi abbiamo compiuto ed esiste, ormai è certificato, siamo in equilibrio economico, l'abbiamo fatto riducendo sprechi e privilegi, ma soprattutto dei soggetti più forti, non dei soggetti più deboli. Lei ha parlato di regione lenta, lo slogan di D'Alfonso era Abruzzo veloce, e dov'è la verità? Beh, c'è chi è capace di far comparire lucciole per lanterne. Abbiamo un esempio nazionale di tutt'altro spessore, e abbiamo anche un'autoreferenzialità, sa giocare con la comunicazione, però la politica non è solo un'arte, la politica è anche sostanza. Tu puoi ingannare la gente per un po' di tempo, puoi ingannarne sempre di più, ma prima o poi le cose si scoprono, così come si scopriranno su Renzi, però lo spessore non è paragonabile, insomma, lì stiamo parlando comunque di una rivoluzione culturale che Renzi sta attuando sull'anti-berlusconismo, è finito, l'articolo 18, lo scontro con i sindacati, una serie di questioni che hanno fatto vedere, insomma, che sul piano culturale Renzi ha fatto sul piano culturale.